Allora, Massimo, la mia prima domanda fondamentalmente è come hai iniziato a occuparti di nuove tecnologie nell'ambito del tuo lavoro come avvocato? La mia fortuna è stata di iniziare a occuparmi di diritto applicato alle nuove tecnologie quando questa materia non esisteva. In pratica, all'inizio degli anni 90 ho iniziato a scrivere in materia di uso delle carte di credito e bancomat. Quindi fu quello il mio approccio con le nuove tecnologie. Da lì a qualche anno sarebbe arrivato l'internet di massa, quindi il collegamento prima alle BBS, poi all'internet che oggi conosciamo, e da lì tutte le tematiche sociali che pongono gli uomini in dialogo e in discussione tra loro, le patologie purtroppo sono state oggetto del mio interesse e quindi è arrivato il diritto che in qualche modo ha regolato queste diatribe e da lì è nato il diritto applicato alle nuove tecnologie della comunicazione. Volevo sapere quindi qual è la tua opinione, a proposito degli ultimi fatti di cui abbiamo letto, diciamo, sui giornali da Wikipedia, alle cause che vengono fatte, diciamo, a portali come Nonciclopedia, abbiamo visto il caso di Vasco Rossi qualche giorno fa. Volevo sapere qual è la tua opinione in merito. Internet oggi è la sfida culturale più importante dell'uomo. Dobbiamo ancora imparare a saper disciplinare il dialogo con tante altre persone, soprattutto con uno strumento che abbatte le barriere territoriali, le barriere spazio-tempo e soprattutto che immagazzina ciò che noi affermiamo. Un esempio, questo filmato mi manterrà sempre giovane mentre io invecchierò. Le mie teorie, ciò che oggi dirò, rimarranno oggi contestualizzate, ma potranno anche poi trovare spazio nel tempo. Quindi questo modo di dialogare con uno strumento che è capace di congelare le nostre informazioni in un determinato momento e pone delle difficoltà, ma anche delle grandi opportunità. Occorre quindi adottare, vuoi per un uso responsabile e consapevole della rete, vuoi perché la web reputation sarà sempre più fondata su e condivisa in rete, occorre avere una condotta che, gioco forza, deve essere più etica e molto più legale, molto più lecita rispetto a quella che potevamo usare anni fa, in cui una cosa detta in pubblico, magari in un teatro o in uno stadio, poteva essere trasmessa col passaparola, ma non rivista in diretta. Quindi c'è questo paradigma nella comunicazione con il quale ancora dobbiamo imparare a confrontarci. Pensi che appunto nell'ambito di questi cambiamenti sia necessario anche aggiornare la legislazione oppure si possono comunque applicare le leggi che già esistono ai nuovi mezzi? Sicuramente una parte della normativa esistente può essere applicata. Sicuramente è auspicabile che il diritto si fondi su paradigmi nuovi. Non posso andare a regolare internet con la legge sulla stampa, non posso andare a regolare internet con la libertà di espressione che ho finora conosciuto. Cioè devo strutturare delle leggi che in qualche modo allarghino, che in qualche modo favoriscono l'uso delle tecnologie. Ti volevo chiedere come è nato invece il tuo progetto Open Politics. Open Politics ha una finalità, quella di raccogliere tutte le buone iniziative legate alla politica che nascono in rete. Se ci facciamo caso, ogni settimana, ogni mese nasce un partito politico. Sono tutti ispirati al concetto di trasparenza, di risparmio, di contestazione verso la casta, però manca quell'anima progettuale, quell'anima progettuale che si stacchi dalla rete e che sia in grado di parlare a un'intera popolazione che è formata sia dalle persone che quotidianamente usano le nuove tecnologie, sia da coloro i quali ancora non sono entrati in questo meraviglioso mondo. La sfida di Open Politics è quella di permettere alle persone di dialogare in una struttura, in un'unica struttura, magari con un modo costruttivo e quindi estrapolare poi quella che è un'idea che possa caratterizzare la politica del domani. Insomma, una strada verso
una democrazia partecipativa, qualcosa del genere? Assolutamente no, nel senso, la democrazia partecipativa è un'utopia, ma porta in sé dei rischi. Un caso storico per tutti che si usa molto in letteratura, quando alla popolazione è stata chiesto, alla piazza è stata chiesta in modo democratico se salvare un leader carismatico che aveva un'ideologia in sé o un ladro, beh, questi hanno acclamato il ladro e non hanno salvato quel personaggio illuminato che aveva un'ideologia diversa. Quindi più che democrazia partecipativa, io parlerei di democrazia informata. Molto spesso si cade nel pericolo di ritenere di poter essere partecipativi e quindi di dare il proprio contributo su tematiche che non si conoscono. Occorre, dal mio punto di vista, quello di informare democraticamente su quelle che sono le tematiche su cui poi si deve andare a fondare un'opinione e quindi un voto. E spingere magari da una parte una istruzione e dall'altra un elevare il livello culturale di chi poi è chiamato a dare una preferenza. Quindi qual è secondo te la struttura organizzativa, diciamo, se vogliamo, che potrebbe stare alla base di questo tipo di informazione? Una struttura, beh, quando si parla di politica, la cosa che ci viene in mente subito è la struttura dei partiti. Oggi le strutture dei partiti sono molto tradizionali, sono molto chiuse e sono nate in un periodo storico nei quali non c'era internet, non c'era la possibilità del dialogo diretto con gli elettori o quelli che si definiscono i militanti di un partito. Oggi si parla molto di persone nuove in un partito politico, ma io mi sono posto questa domanda: siamo sicuri che persone nuove in una struttura vecchia possano effettivamente cambiare le cose? Secondo me occorre persone nuove in strutture nuove, innovative, che possano staccarsi da quello che è stato il modo tradizionale di gestire quello che è un potere del partito politico e sfruttare maggiormente la base, i militanti, per costruire un sistema politico sicuramente trasparente e sicuramente che sia produttivo e quindi capace di risolvere i problemi. Per quanto riguarda invece questo conflitto che sembra esserci tra la politica attuale e la rete e l'informazione, come credi che questo si risolverà? Allora, sicuramente ci saranno degli alti e bassi, alla fine vincerà la rete. Perché adesso ciò che non si conosce si combatte e abbiamo la cultura tradizionale, il modo di far politica che non comprende, che cerca di, non comprende la rete e cerca di imbrigliarla. C'è un'espressione che uso da anni, la rete è come la sabbia e quando noi la prendiamo in mano, più cerchiamo di stringerla e più la sabbia esce dalle nostre mani. Se invece proviamo diversamente a contenerla, beh, l'effetto sicuramente a casa possiamo portare un granello di sabbia in più. La politica oggi non dialoga con la rete, noi non dobbiamo confondere il marketing politico dalla politica. I casi eclatanti come Sucate o tanti altri sono stati una forma di marketing politico, non c'è oggi un vero ascolto. I partiti politici sono strutturati per ascoltare la gente attraverso le associazioni, attraverso i movimenti, ma non al loro interno. E poi basta pensare a tutti i cittadini che cercano di far politica, si avvicinano a un partito e si trovano una serie di barriere. Queste barriere possono essere superate come? Beh, con l'aiuto del potente di turno, del politico che è già avanti, non c'è un sistema meritocratico. La politica che vedo un domani sarà una politica svolta in assoluta trasparenza e magari dove dialogando le persone in rete avranno modo di accreditarsi, di aumentare la propria reputazione all'interno di un contesto culturale politico e quindi trovare nuove soluzioni nell'arte di governare. È fondamentale che questo accada perché storicamente questo è il primo momento
in cui il pianeta si trova a gestire il mancato passaggio generazionale. Noi oggi abbiamo la rivoluzione dell'internet che investe una sola generazione e dove in questo periodo più generazioni, gli anziani, i vecchi, i giovani, devono coabitare lo stesso habitat e questo è realmente difficile. Vorrei chiedere la tua opinione di professionista su quello che è la proposta di legge per il DDL intercettazioni. Sì, ecco, questo sarà sicuramente qualcosa che durerà lo spazio di poco tempo, questa mia dichiarazione, perché un po' è molto a divenire la situazione, un po' perché da una parte effettivamente è giusto che determinate intercettazioni che poi non vengono usate all'interno di un processo penale non vengano divulgate, dall'altra parte è giusto che le intercettazioni in cui vengono investite le opinioni e la riservatezza e la privacy di soggetti terzi estranei all'indagine non debbano essere portate all'attenzione di tutti. È anche vero però che coloro i quali ricoprono incarichi politici, ricoprono incarichi di responsabilità di gestione di un paese, beh, a un certo punto è giusto anche, se non altro per l'articolo 54 della Costituzione, che la loro attività sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata, se non coincidano, comunque siano molto vicini. Ha fatto molto scalpore il comma 29, in particolare, che riguardava le pubblicazioni online, Sì, lì è soprattutto. un problema nel quale non c'è un'afferenza vera e propria con l'articolato di legge. Si parla di intercettazioni e poi si unisce internet e poi tra l'altro si fa menzione di siti, un sito sappiamo anche a livello giuridico che è un qualcosa talmente generico, sono i blog, sono le testate giornalistiche registrate, sono una pagina Facebook e un sito. Che cosa vuol dire? E poi un sito ha anche una peculiarità, un sito che viene visto da 1 milione di utenti al giorno. È un sito rilevante, una pagina che non viene vista da nessuno ha una importanza diversa. Il problema è che qui non si conosce la materia che si vuole regolare e quindi questi errori è facile che il legislatore ci caschi proprio palesemente. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda quelli che tu pensi siano i passi che effettivamente bisognerebbe intraprendere per arrivare a un concetto reale di open politics, insomma, politica aperta e condivisa, informata. Quali sono effettivamente le cose che bisognerà fare per arrivarci? Sicuramente affidarsi all'ascolto, al dialogo e alla mediazione. Non è più possibile conservare strategie e centri di potere come è successo negli scorsi anni. Internet porta una società aperta. Abbiamo visto che tutti i tentativi di chiudere questa società, di chiudere l'informazione, sono miseramente falliti. E tutto si viene a sapere. E quindi una nuova società deve avere più che un legame con le ideologie, i brand del passato che comunque sono ormai destinate, ormai hanno quasi 100 anni, quindi sono destinate a perdere la loro connotazione forte, ma le nuove politiche devono essere votate al bene comune. Oggi noi abbiamo dei nemici comuni, che il salvare l'ecologia, il difenderci dall'invasione dei rifiuti, il cercare di vivere insieme in territori che diventano sempre più piccoli, come le aree metropolitane, come le strade. Le strade, immagino strade che sono state costruite 40 anni fa, quando c'era un numero inferiore di autovetture, mentre adesso sono ormai sature. Cioè i nemici ci sono e sono all'esterno. Occorre che la gente si unisca e insieme trovi le soluzioni. È possibile farlo, ma soprattutto dobbiamo farlo per la nostra dignità di oggi, per vivere in maniera dignitosa, ma soprattutto per il futuro delle nuove generazioni, perché ciò che rischiamo di lasciare è veramente, veramente brutto. Massimo, ti ringrazio infinitamente per essere Grazie stato qui a con noi voi oggi. per l'iniziativa.
E grazie del tuo tempo, spero che avremo modo, insomma, di vederci presto. Va bene, grazie.